Allora, oggi è un video abbastanza semplice, nel senso che è un video pensato e girato senza troppo pensarci sopra, per diciamo avvisarvi, tra virgolette, dal fatto che sono diventata una presentatrice della nota azienda di cosmetici comunque, Yves Rocher. Allora, questa è la mia prima, il mio primo lavoro con loro. Prima ho lavorato con Avon, però diciamo che ho avuto delle brutte esperienze, nel senso che adesso vi spiegherò un po' le differenze fra le diverse aziende. Ovviamente non voglio assolutamente accusare chi lavora con Avon, ci ho lavorato anche io, quindi è come se sputasse nel piatto che mi ho mangiato, però comunque mettere in risalto le differenze fra le diverse aziende. Allora, con Avon ci ho lavorato un anno, però comunque sì, ha molti pro, ovvero questo sicuramente, soprattutto il prezzo comunque, perché ha diverse linee. La Avon ha la linea classica, la linea normale, poi ha la linea new, la linea color trend, linea nature. Che di natura non c'è niente, comunque ha diverse linee comunque in base ai, insomma, un po' per le esigenze di tutto ovviamente. Certamente con i brush non è così, perché comunque con la linea color trend una persona con 2,95 € poteva anche comprarsi un rossetto, mentre con i brush diciamo che i prezzi non sono proprio economici. Ad esempio una matita il minimo che costa 6 euro, un rossetto minimo che costa 10 euro, però comunque ho provato entrambi, sia le cose di Avon che le cose di Brochet, era per la qualità, non si discute assolutamente. Ho un sacco di rossetti io, per la linea economica sto parlando, un sacco di rossetti di Avon, delle linee economiche che non scrivono totalmente, sono totalmente un altro colore, che sono accantonati lì da parte, che non mi piacciono perché sono poco scriventi. Ovviamente non voglio, come ripeto, accusare nessuno, però ovviamente si dice quanto spendi trovi. Comunque è stata una mia scelta che ho deciso di fare comunque per provare per guadagnare qualcosa. Con Avon c'è la cosa che chi diventava rappresentante, chi diventava consigliere di bellezza, doveva dare un contributo iniziale di 25 euro. Con questi 25 euro veniva data un borsone con i vari tester e i campioncini, insomma queste cose qua, mentre con i brochet non è così, non c'è nessun contributo. E poi manderanno loro i campioncini in base alle offerte, diciamo, alle nuove uscite. Con Avon c'era un minimo di ordine di 60 euro, sì, o 60-65, mentre con i Frochet l'ordine minimo di 35, già a mio parere è molto più fattibile. Perché io se io con Avon facevo un ordine ogni mese, due volte al mese, non so quando era, e magari non raggiungevo per poco quella somma, dovevo metterci i soldi di tasca mia, mentre con i brochure con 35 euro è già molto più fattibile. Ad esempio, io qui ho comprato un quadernino dove sto segnando le ordinazioni. Considerate che era pomeriggio, dalle 5 che ordino, quindi già ho preso l'ordinazione di tutte queste cose. Già quasi 20 euro, sono solo quasi 20 euro, quindi è già molto più fattibile. C'è molta più possibilità di fare sempre ordini. Poi è molto più facile, diciamo, raggiungere gli obiettivi, perché ci sono degli obiettivi. Ad esempio, se entro due ordini riesci a fare la somma di 200 euro, ad esempio, c'è la promozione, sali di livello, sali di grado, insomma, delle promozioni. Io spero di riuscirci, comunque è una cosa che mi piace fare. Poi farò di video spacchettamento, ovviamente aprirò soltanto il pacco, vi farò vedere i prodotti ordinati, non aprirò niente, ho
meno che le cose non siano le cose ordinate da me, quindi farò una sorta di vlog quando arriveranno i pacchi degli ordini. E niente ragazzi, appena arriveranno i cataloghi, io prendo il catalogo online, sul facendo girare quello, appena arriverà il catalogo cartaceo, in caso vi farò un po' vedere se vi interessate le offerte, cioè scrivetemi nei commenti cosa vi piacerebbe vedere, delle review magari di quel prodotto in particolare, ad esempio se conoscete dei prodotti, ad esempio quello shampoo, quella crema, quel rossetto, io lo ordino ovviamente per me e vi faccio la review. E niente ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, se avete delle richieste fatemele o per email sull'email in info box oppure per commento, risponderò ovviamente sempre a tutti. Vi mando un grosso bacio, ci vediamo alla prossima, ciao!